Montefoscoli 12 novembre 1939. Cara figlia mia, apprendo con grande dolore quello che è successo. Il tuo trasferimento e le tue pene sono per me motivo di grande apprensione. Ci vuole pazienza, ma vedrai che andrà meglio, ti cureranno e guarirai. Io prego tanto, ogni giorno. Scrivimi spesso. Raccontami tutto e dimmi se hai bisogno di qualche cosa. Farò il possibile. Cerca di essere forte. La mamma. Questa è l'ultima lettera che scrisse. Una volta entrata in questo reparto, arrivò la solitudine. Dopo quella visita, non arrivarono più le lettere della mamma. Perché quell'uomo? Perché non venne lei? Ho sbagliato io, forse? Non sembrava che mi volesse abbandonare. Cosa ho sbagliato? Vorrei poterle rispondere di nuovo, ora, per cambiare le cose. Così mi avrebbe ascoltata, forse. Mi risponderà. Le lettere venivano consegnate all'archivio. Loro si occupavano di spedirle. Quando entravi in manicomio perdevi il diritto di possedere qualcosa. Tutto quello con cui arrivavi veniva impacchettato e messo qui, compresi i vestiti che avevi addosso. Nel caso un giorno fossi uscita. Troppi però non uscivano mai. Deve esserci una cartella con il mio nome nello schedario dell'archivio. Qui, da qualche parte. Cara madre, ti prego, fammi uscire da questo posto. Mi spaventa così tanto. Avevi ragione, lo so, ho sbagliato, lo capisco. Mi vergogno tanto sapessi, ma ora mi saprò comportare bene, è sicuro. Ora andrà tutto bene e lavorerò, sarò bravissima. Tua figlia René. Questa lettera. Era la lettera di René? Come era stata scritta allora? Non è mai stata spedita. Perché? Perché una cosa del genere? Ho ricevuto una vostra lettera, madre. Mi dite di avere pazienza e forza, mentre io ho solo paura e dolore. E voi non mi scrivete più. Vorrei che questo foglio potesse essere la mia anima e raccontare quello che mi succede. I bambini mi vogliono uccidere. Tutti fanno finta di niente e mi dicono cosa devo fare. Io non riesco a capire. Lei mi aiuta, ma cosa le hanno fatto? Voi me lo sapete dire? Mi aiuterete? René. Montefoscoli, 7 luglio 1940. Cara figlia mia, non ho più ricevuto tue nuove, nemmeno un rigo da mesi. Non sono purtroppo nelle condizioni di venirti a trovare, mancano i denari per il viaggio. Ti ricordi del signor Onofrio? Sarà prossimamente a Volterra per affari. Gli ho chiesto se gentilmente potesse chiedere al signor direttore di avere tue notizie. Spero quando tornerà di ascoltare belle novità che ti riguardano. Ma tu scrivimi. Lo so che sono stata dura con te. Mi devi scusare, io non pensavo. Ti ho mandato col signor Onofrio una nuova bambola. Mi hai detto che l'hai persa e so che ci tenevi così tanto. Non è bella come la tua Charlotte, ma spero che possa darti uguali.